Una nightlife in piena sicurezza. Da qui l'iniziativa Notti Sicure, che prevede da venerdì 24 luglio un servizio di trasporti pubblici che permetterà ai calabresi, soprattutto alle fasce più giovani, dalle 22 alle 5:30 del mattino, di raggiungere i luoghi della movida e del divertimento notturno delle coste calabresi, da Melito Porto Salvo a Soverato, da Isola Capo Rizzuto a Catanzaro, da Roseto Capospudico a Schiavonea sulla costa ionica e in orario parallelo anche con la direttrice marittima tirrenica. E ancora da Amantea a Praia a Mare, da Pizzo Vibo a Nicotera, da Gioia Tauro a Reggio Calabria. Oltre 80 località turistiche marine della Calabria toccate da questo progetto che mette in asse economia dell'intrattenimento e la sicurezza dei ragazzi e delle loro famiglie. L'augurio della Presidente della Calabria, Iole Santelli, e di tutto il suo entourage è quello di vivere al massimo un'estate easy, spensierata ma responsabile per i giovani della nostra regione che potranno usufruire di treni e bus per recarsi a ballare. Ma senza sballare. Notti Sicure. L'iniziativa realizzata dalla Regione Calabria. Un trasporto notturno su treni e bus che dal 24 luglio e per tutta la stagione estiva, dalle 22 alle 5 e mezzo del mattino, permetterà con sana e coinvolgente allegria di raggiungere discoteche, lidi, piazze, borghi delle mete balneari calabresi in maniera ecologica e soprattutto sicura. Un progetto che collega oltre 80 località turistiche marinare della Calabria per garantire un'estate easy, spensierata e soprattutto sicura ai giovani della Calabria. Sì, per i giovani per vivere in sicurezza, per le famiglie per farli stare più tranquilli. Credo che siamo in un'età in cui ormai abbiamo alle spalle da tanto la nostra movida, però non siamo abbastanza vecchi da non ricordare quanto si può essere delle volte, quando siamo stati miracolati tante volte. Quindi uno strumento come il treno, come il bus, e purtroppo nella fascia ionica non abbiamo potuto usare i treni perché ci sono dei lavori sulla rete, quindi abbiamo usato i bus. Un sistema più sicuro, più ecologico, che consente di divertirsi facendo anche riposare i genitori. No, no, passano da quasi tutti i paesi, sono circa 80 paesi. Il concetto è proprio quello di raccogliere, di poter fare una sorta di metropolitana del mare che quindi accompagni i ragazzi e faccia anche un po' da interscambio fra una zona e l'altra. Purtroppo non si stanno verificando solo a Reggio Calabria, si stanno verificando in varie zone, non solo della Calabria. Sono preoccupata soprattutto del poderoso assembramento di giovani che vedo in giro. Noi abbiamo conquistato una stagione estiva, a maggio nessuno di noi scommetteva realmente di poter fare l'estate. Viviamola in serenità e senza esagerazioni. Io lo dico ai ragazzi, ma lo dico soprattutto ai loro genitori. È inutile che chiamano me dicendo i miei figli sono andati e hanno trovato la ressa, non ci rimandare i tuoi figli. Abbiamo chiesto ai prefetti, oggi per esempio sul Cosenza ci è capitato di ordine pubblico, abbiamo chiesto ai prefetti di aiutare appunto i sindaci, la polizia municipale, nelle zone soprattutto di maggior affollamento, perché delle volte proprio anche i carabinieri stessi hanno paura, le forze dell'ordine se sono poche hanno paura. No, con Trenitalia, rientra direttamente nella convenzione firmata già con Trenitalia, questa parte. È un investimento, abbiamo dovuto mettere 100.000 euro sulla parte, diciamo, dei treni, dei pullman regionali, perché la rete ferroviaria, ci sono dei lavori in corso durante la notte nella Ionica, quindi non poteva essere utilizzata. Io che sono della Vale mi hanno stato assicurato che arriverà le navi, arriveranno, e è un problema. E nascondersi dietro l'accusa di pseudo-razzismo credo che sia un modo per abbaiare alla luna. Invece bisogna essere concreti, bisogna sapere, essere consapevoli che c'è una parte anche dell'Africa dove la pandemia si è esplosa in maniera considerevole e non ci sono controlli e aiuti, e che il rischio che l'autunno sia il momento peggiore di ritorno di questi casi è un rischio concreto che io penso che un paese come l'Italia non può correre. Quindi che reitera la richiesta al governo? Assolutamente di misure... sì, assolutamente sì, comprese al governo nazionale anche di farsi tramite con l'Europa di controlli più reali, più seri della frontiera mediterranea dell'Europa.